Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Tutta Viaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Tutta Viaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1090 euro con volo diretto da Verona. Tutta Viaggi, viaggiare a Porto Gruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Porto Gruaro. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Porto Gruaro, produzione e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Porto Gruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt, gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, i momenti magici di Porto Gruaro e Fossaltese, parlano i rispettivi tecnici, le opinioni dei goleador di domenica Sakajeva e Sartori. Il La Salute ritrova la vittoria e vede la luce in fondo al tunnel. In prima categoria, Caorle ad un passo dalla vetta, le dichiarazioni di Riccardo Dimitrio circa il difficile momento societario. La Iulia Sagittaria vuole tornare a volare. In seconda categoria il Bibione si prepara al Tour de Force tra campionato e coppa. Momento difficile per il Porto Gruaro femminile. Convegno Ajax a Pramaggiore. Dopo aver digerito lo scherzo di carnevale preparatogli dall'Est, il Mestre ha ripreso la corsa al vertice della classifica. Ci sono da gestire 7 punti di vantaggio sulla Triestina. Gli alabardati stanno vivendo un ottimo momento di condizione, sono reduci da 6 vittorie consecutive che hanno galvanizzato ancora di più l'intero ambiente ed hanno il dovere di tenere aperta la speranza sino a che non sarà la matematica ad emettere il suo insindacabile verdetto, anche se è pur vero che solo pensare ad un ribaltone in vetta alla classifica pare sinceramente utopia. In coda l'unica compagine a limitare i danni è stato il Cordenons di mister Massimo Mian, uscito con un pareggio dalla difficile trasferta di Verona sul campo della Virtus. I Granata restano ancora in zona play-out, ma hanno agganciato nuovamente i cugini del Tamai, che si sono dovuti inchinare al Calvinoale perdendo uno scontro salvezza di una certa rilevanza. Niente da fare neanche per il Careni Pievigina di mister Vinicio Bisioli, che non è riuscito a dare continuità al successo contro la Virtus Recomp del turno precedente, che aveva alimentato qualche speranza di rientrare in corsa per agganciare i play-out.
E a 8 giornate dal termine, la coppia di testa San Giorgio Sedico e Limentina continua la loro marcia di avvicinamento allo scontro diretto del 2 aprile, partita forse decisiva ai fini dell'assegnazione della promozione. Tutto l'interesse adesso è concentrato ad esaminare il calendario delle due contendenti, che ad entrambe riserva il San Donà e il Martellago quali compagini in grado di recitare il ruolo di possibili arbitri del torneo. In coda da tenere d'occhio il tentativo di rimonta del Cornuda Crocetta, il secondo successo consecutivo. Il divario dalla zona salvezza è ancora consistente, ma visto il rendimento delle ultime giornate, nulla è impossibile. In promozione, la vittoria del Portogruaro contro l'Union Vipo ha forse definitivamente consegnato il campionato dalle mani del Vittorio Veneto. I trevigiani, che hanno liquidato per 3-1 la Pazzolese, comandano adesso la classifica con 8 punti di vantaggio. Un divario da gestire anche in vista degli scontri diretti con gli stessi Union Vipo e Portogruaro, in calendario rispettivamente alla terzultima e all'ultima giornata di campionato. I Granata invece hanno consolidato la propria posizione nei play-off, conquistando il terzo gradino del podio, ma soprattutto regalando una prova di forza di tutto rispetto che mai più come ora lascia la porta aperta ai sogni di gloria, anche se, visto Giancarlo Maggio, non si stanca di predicare umiltà e lavoro. Ci credevo, ne avevamo parlato, ci credevo, eravamo arrabbiati per la beffa di domenica scorsa, che poi probabilmente è servita anche per fare questa prestazione. Ringrazio i ragazzi, il Bomber, tutti perché non hanno mai mollato. Partire in svantaggio in una partita del genere e rimontare, fare questo secondo tempo, vuol dire che la squadra ha lo spessore che io credevo che avesse, e quindi andiamo avanti, ci godiamo questa vittoria e poi, come al solito, da domani si pensa alla prossima. Potremmo anche ripetere cose già dette, hai avuto tutti a disposizione e si è visto un altro Portogruaro rispetto a 7 giorni fa. Sì, è vero, è chiaro che ci sono giocatori importanti, però oggi c'era proprio il piglio, c'era la voglia, c'era la cattiveria, l'attenzione su ogni tipo di situazione, quindi senza quella puoi avere tutti, ma poi non, le partite non le vinci, quindi è chiaro che recuperare gente come Mazzarella, insomma, è importantissimo, però la rosa è importante, sono tutti bravi, sono disponibili, credono nel lavoro che stiamo facendo, quindi un plauso va a loro, sono loro che vanno in campo. E adesso ancora tutto più bello. Sì, ma piedi per terra, perché poi sai, è un attimo disperdere quanto di buono fatto, e quindi sì, la prossima è lo Spinea, in effetti è altra partita, insomma, sulla carta come quella di oggi, però noi queste partite, ai ragazzi queste partite piacciono evidentemente, quindi da martedì si lavora per lo Spinea. Voltiamo pagina, ci manteniamo al secondo posto, continuiamo a lavorare, miglioriamo su quello che abbiamo visto in campo, miglioriamo sull'aggressività, miglioriamo sulla concentrazione, che su questi campi qua deve essere la cosa primaria, perché a livello di attenzione, a livello tattico, non mi sembra che siano stati inferiori a loro, solo che a livello di attenzione hanno avuto qualcosa in più di noi, visto che gli episodi se li sono portati a casa loro, quindi tanto di cappello Portogruaro e andiamo avanti così. Ecco, appunto, lei parla di secondo posto, ormai il Vittorio Veneto è definitivamente scappato, puntate ai playoff? Beh, noi all'inizio dell'anno si era tutti quanti d'accordo su fare un buon campionato, poi sono state allestite 6, 7, 8 squadre di buona caratura, il campionato risulta decisamente diverso rispetto all'anno scorso, e noi siamo fortunatamente al secondo posto e ce lo teniamo stretti, giocheremo gara dopo gara per vincere tutte, come siamo venuti qua e abbiamo fatto la partita corta, ma cercando di portare a casa i 3 punti, perché a noi ci interessa fare più punti possibile adesso alla fine. Ci guardiamo in faccia martedì in spogliatoio, 10 minuti di discussione e poi rientriamo, lavoriamo e cerchiamo di vincere le prossime fino alla fine. Dopo, se Vittorio sarà bravo a vincere tutte, però dovrà incontrarsi contro il Porto a Vittorio, dovrà incontrare il Vipo a Vittorio Veneto, dovrà essere in grado di meritarselo di vincere questo campionato. Credo che nessuna squadra vada in campo dalla prima all'ultima e vada in campo spacciata, nessuna, quindi secondo me sono 9 punti, sono tanti,
sono 8 punti, sono tanti, però nel calcio non si sa mai. E allora Portogruaro che parla albanese quest'oggi, 3-1 di Sakajeva, descrivici il tuo gol. Ma è stato bravo Mazzarella a bloccarmi il difensore e poi mi sono messo davanti al loro centrocampista e ho buttato la palla avanti, ho corso e il portiere l'ho messa in mezzo alle gambe e finita lì 3-1, era importante, partita difficilissima oggi, ma continuiamo così. Dove potete arrivare adesso? Sempre da davanti, cioè il nostro scopo è quello, perché con una squadra così forte, cioè i giocatori, una classifica, sì, possiamo lottare fino in fondo. Qual è la forza di questo gruppo? Tutti, cioè dal presidente fino a magazziniere, cioè proprio siamo un gruppo fantastico in tutti i sensi, cioè niente da dire per questo. Sulla scia del Portogruaro naviga la Fossaltese. I biancoverdi di mister Thomas Giro hanno avuto la meglio all'ultimo respiro sullo Spinea. 3 punti di grande sostanza che ribadiscono la candidatura della Fossaltese per un posto nei playoff e preparano nel migliore dei modi una lunga vigilia al derbissimo contro i cugini Granata. Sicuramente dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi perché è andato veramente l'anno, appunto, stati veramente bravi. Hanno creduto fino all'ultimo, che non è facile con una squadra importante come lo Spinea, quindi noi abbiamo avuto coraggio, abbiamo mai mollato niente, siamo stati compatti, siamo ripartiti, abbiamo lottato, abbiamo sofferto e alla fine probabilmente è stata premiata anche un po' di fortuna, un po' il coraggio che ci abbiamo messo e sull'ultimo secondo proprio una palla inattiva siamo stati bravi a sfruttarla, quindi sono cose che bisogna solo crederci, secondo me. Se si crede a qualcosa, prima o poi si raggiunge. Quindi oggi è stata una cosa importante, sotto sicuramente il piano mentale, aver fatto un risultato del genere con una squadra importante come lo Spinea. Sì, una partita che comunque è vinta con merito, anche perché ai punti, nonostante il gol sia arrivato soltanto nelle ultime battute di gioco, come ho già detto, ai punti la squadra meritava sicuramente la vittoria, quindi una prestazione di spessore e una prestazione che può far felici sia lei che la dirigenza e che può ben essere d'auspicio per il futuro. Sì, penso che abbiamo fatto una prestazione importante, e quindi adesso dobbiamo solo continuare domenica per domenica, dopo non si sa dove possiamo arrivare. Certo che lo spirito che ha messo oggi è uno spirito importante di sacrificio e soprattutto che ci hanno aiutato moltissimo nei momenti di difficoltà. Abbiamo avuto delle occasioni anche il primo tempo che non abbiamo sfruttato sulle respinte del portiere, abbiamo avuto un'altra palla inattiva dove il portiere o uno sulla linea l'ha presa e alla fine abbiamo creduto nuovamente sull'ultimo secondo, che vuol dire una mentalità importante secondo me. Far gol alla fine così vuol dire una crescita importante della squadra, quindi dobbiamo lavorare e continuare a lavorare domenica per domenica, pensare durante la settimana a far meglio che si può. C'è una vittoria meritata raggiunta all'ultimo minuto e questo forse fa ancora più piacere. No, queste sono le vittorie belle, che le fai il gol all'ultimo minuto, poi una partita così sofferta con una squadra comunque, siccome è una buona squadra perché loro giocano bene a calcio. Sono vittorie belle all'ultimo minuto, sono partite sofferte così, è meritata, sì, ci sta la nostra vittoria per quello che facciamo in settimana e per oggi come ci siamo comportati in campo. È stata una partita che siamo tornati un po' sui nostri livelli dal fatto di testa, perché abbiamo giocato 90 minuti senza mollare neanche un colpo e noi quando facciamo queste partite a livello di testa qualcosa portiamo a casa. Perché come le due partite precedenti che abbiamo avuto due risultati non positivi, perché abbiamo concesso qualcosa a livello mentale mollando e noi siamo una squadra molto giovane e non possiamo permetterci di mollare niente, perché sennò dopo i risultati sono quelli che abbiamo passato e invece se non molliamo niente questi sono i risultati che noi dobbiamo ottenere. In termini di gioco credo che il primo tempo abbiamo fatto un pochino meglio di loro. Però anche è vero che poi creando o i presupposti o comunque delle situazioni in cui potevi essere pericoloso e non riesci a fare gol, c'è un po' il rammarico, perché se vai in vantaggio magari puoi gestire meglio la partita. Loro, devo dire, squadra molto compatta che fa dell'organizzazione della corsa e soprattutto le palle inattive sono molto pericolose. Infatti credo che sono stati pericolosi quasi esclusivamente su palle inattive. Ovvio che se perdi al 93esimo su una palla che potevi magari calciare fuori ed era finita la partita, un po' brucia. Diciamo che onestamente il pareggio mi sembrava il risultato più corretto. È un periodo che non ci gira benissimo, perché anche domenica scorsa un tiro sullo specchio abbiamo preso gol. Il problema grosso nostro in questo momento è che nelle ultime 5 partite abbiamo fatto un gol.
probabilmente hanno perso un po' di sicurezza, non lo so, dico, magari basta un risultato positivo, si sbloccano. Ovvio che l'ultimo mese è completamente da buttare in termini di risultati, o in termini di partite, insomma. Questa forse è anche una delle più bruttine che abbiamo giocato, quindi... Ed il La Salute vede finalmente la luce in fondo al tunnel di una crisi che ne ha caratterizzato la caduta libera dagli ultimi mesi. Contro il Lovis Presiano sono arrivati finalmente i 3 punti alla fine di un digiuno con la vittoria che perdurava dalla prima domenica di dicembre e che allontanano in maniera forse definitiva gli spettri di un possibile coinvolgimento nella zona play-out, avvicinandoli invece nuovamente ai play-off che distano adesso solamente 3 lunghezze. Domenica trasferta a Villorba sul campo dell'Union Vipo, seconda della classe, in quello che appare un vero e proprio esame di maturità. E allora mister, come si può dire, la luce in fondo al tunnel o siamo fuori dal tunnel? Io direi la luce più che fuori dal tunnel, perché è una partita, abbiamo ottenuto un risultato importante, contro una squadra ostica, una squadra che nel turno precedente aveva battuto il Portoguaro, quindi una squadra che ti fa anche giocare male. Per noi era troppo importante ritrovare il risultato, però non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di far più punti possibile nelle prossime partite per poi trovare la serenità per fare un campionato tranquillo. Sono 3 punti che forse comunque lasciano definitivamente alle spalle il pericolo di essere riassorbiti dalla zona play-out. Noi abbiamo cercato sempre di guardare questa situazione con serenità, non ci faceva tanto paura o non ci metteva pressione il discorso dei play-out, ma più che altro il fatto di non ottenere dei risultati, perché comunque anche in alcune circostanze la prestazione c'è stata, ed essere così un po' rammaricati, un po' amareggiati appunto per non essere riusciti a portare a casa più punti, e quella era la cosa un po' che più ci preoccupava. Però io sono sempre stato sereno e fiducioso perché i ragazzi stanno lavorando bene e sono sicuro che poi raccoglieranno quello di buono che stanno facendo. Domenica è arrivata la vittoria appunto con la firma di uno dei tanti giovani che stai schierando. Sì, e devo anche dire che ha fatto un'ottima gara, non tanto dal punto di vista della qualità, perché comunque, ripeto, la partita non è stata bellissima dal punto di vista della qualità del gioco, il campo non era in perfette condizioni, quindi è stata una partita molto combattuta, però dal punto di vista del temperamento, Rubin, della presenza, della voglia, dell'intelligenza messa in campo, della gamba e della corsa, ha fatto sicuramente un'ottima prestazione, sono molto contento. Adesso domenica si va a Villorba con l'Union Vipo, squadra insomma che è inutile presentarla, sarà un'altra partita di quelle veramente che vi metteranno alla prova, sarà un grande esame per voi. Confermo, è un'ottima squadra, ha portato a casa anche nel mercato di gennaio ulteriori rinforzi, giocatori di categoria superiore, quindi sicuramente è una candidata a giocarsi il campionato fino alla fine. Noi andiamo lì sempre con grande umiltà, grande rispetto, però devo dire che tutte le partite che abbiamo affrontato nel giorno di ritorno sono state tutte partite molto combattute, lottate fino all'ultima palla, e quindi siamo pronti a una partita del genere. Ripeto, andiamo lì con grande rispetto, sappiamo della forza degli avversari, però cercheremo di giocarci la nostra partita e cercheremo sicuramente di imporci sull'avversario e far punti. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto, a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560.
passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portolularo. Lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane. Distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest, ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Porto Gruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Porto Gruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Porto Gruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In prima categoria, brusca frenata della capolista Noventa sul campo del Sant'Elena. I neroverdi sono al secondo pareggio consecutivo, vedendo nel giro di due giornate ridotto il proprio vantaggio sul Caol ad una sola lunghezza. Il tutto, per ironia della sorte, alla vigilia dello scontro diretto del Chigiato con i rossoblù. Nel mirino del Caol vi è dunque la possibilità di operare il sorpasso al vertice. L'11 di mister Moreno Tomasello continua in tal modo a rispondere sul campo alle notizie allarmanti che trovano fondamento nelle ormai note difficoltà societarie, le quali hanno indotto anche qualche giocatore a ridurre la frequenza degli allenamenti. L'attaccante Riccardo Dimitrio però rassicura tutti sulle volontà del gruppo. Sì, il gruppo è unito, non ci sono problemi da parte nostra, abbiamo parlato tra di noi, anche col presidente tutto, non c'è nessun problema, la volontà di tutti è quella di continuare, anche perché questi grossi problemi comunque non ci sono e noi continuiamo per la nostra strada, andiamo avanti, insomma, tanto l'obiettivo comune è quello di vincere il campionato, quantomeno di provarci, quindi ormai siamo lì e ci proviamo fino in fondo. Siamo alla vigilia di un match clou con il Noventa. Avete proprio ridotto lo svantaggio ad una sola lunghezza, uno scontro diretto che sulla carta potrebbe veramente dire qualcosa di importante. Sì, sicuramente è una partita che non vuol dire il campionato già domenica, però può mettere le basi per qualcosa di importante. Vedremo, ci stiamo preparando bene e adesso la parola aspetterà il campo, però come ti ho già detto, che si vinca o che si perda, non si decide il campionato sicuramente domenica. Arrivate da una bella vittoria in quel di Scaltenigo. Sì, è stata una vittoria abbastanza sofferta, non tanto perché loro ci abbiano messo sotto come ho letto in un giornale, ma bene. Però abbiamo sbagliato un rigore il primo tempo, potevamo gestirla meglio, però l'importante è aver portato a casa il risultato importante per noi, che ci ha permesso appunto di presentarci domenica a meno un punto dal 90, insomma. Però sì, l'importante è aver vinto, è stata una partita combattuta, ma siamo contenti di aver fatto il risultato pieno. In casa della Iulia invece si è ritornati coi piedi per terra. Dopo una serie di 8 vittorie consecutive che avevano portato i nerazzurri ad agganciare il treno dei playoff, nelle ultime 3 partite sono arrivati un pareggio e 2 sconfitte. Il momento è complicato, la squadra comunque sta cercando di reagire per tornare a sognare in grande. Purtroppo un punto in 3 partite non è quello che ci aspettavamo, però comunque va bene così. Diciamo che abbiamo incontrato delle squadre che sicuramente a livello fisico ci hanno messo sotto e abbiamo avuto delle difficoltà. Sappiamo quali sono i nostri limiti e purtroppo abbiamo pagato sia l'aspetto fisico che qualche assenza, però va bene, ci sta. 3 partite in una settimana sapevamo che erano tanto e le abbiamo un po' pagate anche a livello mentale, ma va bene così, sono contento lo stesso di quello che hanno fatto i ragazzi fino adesso. Il gap è diventato di 4 punti, però dobbiamo tenere presente che il calendario nelle ultime 3 partite del campionato vi presenta 3 squadre ormai già retrocesse.
Sì, diciamo che sulla carta è così. Noi da un po' che non guardiamo più il calendario, guardiamo partita per partita. L'abbiamo fatto quando abbiamo fatto il filotto di 8 vittorie, continuiamo a farlo adesso anche quando le cose non stanno andando benissimo. Guardiamo partita per partita, ne mancano 8 alla fine, cercheremo di fare il possibile per agganciare i playoff e tenerceli fino alla fine, perché reputo che possiamo farcela e lo meritiamo anche per il gioco espresso. Domenica abbiamo il Badoere, uno scontro diretto e ci voglio arrivare preparato, i ragazzi si stanno preparando bene. Qualche peccato organico c'è perché tra squalificati e infortunati qualcuno manca, però non mi lamentavo prima quando vincevo, non voglio lamentarmi adesso che ripeto le cose magari non stanno girando benissimo, ma questo è il calcio, ci sta, non c'è nessun problema, giocherà qualcun altro che sicuramente è pronto e sono convinto che i ragazzi si faranno trovare sicuramente pronti per la partita importantissima di domenica. Domenica innanzitutto sarà fondamentale sbloccare il risultato quanto prima. Ma diciamo che la partita saranno sicuramente 90 minuti di battaglia e noi ci arriviamo pronti, come ho detto. Sicuramente affronteremo una buonissima squadra, visto la classifica. Non la scopro certo io, è una squadra che ha fatto bene fino adesso e se fai bene per 22 partite e rimani in quelle zone di classifica vuol dire che qualche qualità ce l'hai. Noi lo sappiamo, vogliamo arrivare pronti ad affrontare il Badoere perché vogliamo dire la nostra. I ragazzi, ripeto, si sono preparati bene, ma sappiamo che il Badoere sicuramente merita la posizione che ha. Il campionato di seconda categoria continua a regalare un'emozionante sfida al vertice. La lotta per la promozione diretta è destinata a durare sino all'ultima giornata, una volata emozionante che presenta diversi scontri diretti proprio in queste ultime giornate. I primi attori inevitabilmente saranno Treporti e Ponte Crepaldo, con il Permaggiore nel ruolo di terzo incomodo. Neanche il Bibione ha completamente rinunciato, ma ad ogni modo i litoranei, con i playoff ormai in cassaforte, sembrano decisamente più concentrati verso le sfide di Coppa Veneto, dove hanno raggiunto la semifinale, strada alternativa per guadagnarsi comunque i diritti sportivi della categoria superiore. Ma in realtà noi puntiamo comunque ad entrambi gli obiettivi. La classifica di campionato ci dice che ormai il numero ristretto delle società che contendono il titolo si è ridotto a 4, in quanto Musile e San Donato ormai si sono staccate. Noi siamo l'ultima delle 4, ma i 5 punti da recuperare in 8 giornate non sono così impossibili, quindi ce la giochiamo sia dal punto di vista del campionato che della Coppa, che visto che ci vede come semifinalisti contro il Bovolone. E appunto la Coppa è un traguardo storico per la vostra società, mai aveva raggiunto le semifinali. Dici bene, il risultato precedente migliore del Bibione sono stati appunto i quarti di finale. Raggiungere un obiettivo così prestigioso dà risalto ovviamente alla nostra società, nonché appunto ci consente di tenere una porta aperta per l'approdo in prima categoria. E allora come gestirete queste 3 partite in una settimana? Ma ripeto, non sarà semplice perché ci abbiamo già provato in autunno quando abbiamo superato i turni precedenti e abbiamo anche pagato poi in campionato, quindi sarà dovremo cercare comunque di gestire bene gli impegni infrasettimanali, anche quelli di campionato, visto che comunque il mese di marzo sarà intenso di partite, sia di confronti diretti in campionato, appunto contro Ponte Crepaldo, contro Permaggiore, per dire una, e ci vedrà impegnati il 15 e 29 marzo nella doppia semifinale contro il Bovolone. Si incomincia domenica, partita sulla carta abbordabile per voi contro il Taglio Veneto, ma però all'andata abbiamo visto che non è stato così. Esatto, non è stato così, ci abbiamo lasciato 2 punti sul campo di Teglio, non dovremmo ripetere gli stessi errori affrontati all'andata, anche perché partite ce ne sono sempre meno e dobbiamo puntare assolutamente al risultato pieno. In terza categoria siamo alla vigilia dello scontro diretto tra Annonese e Giussaghese, la madre di tutte le sfide, che in caso di vittoria dei portoguaresi, primi della classe, potrebbe scrivere con largo anticipo la parola fine al campionato, consegnandone virtualmente nelle mani la promozione diretta.
Si giocherà ad Annone Veneto sabato con inizio alle ore 15.30. Alle loro spalle si è accesa anche la lotta per i playoff. Il Meolo insidia adesso la terza posizione del Cessalto, l'ultima utile per garantirsi la coda di fine stagione, visto il divario presente con il tandem di testa, per la quale è rientrata in corsa anche il Villanova, dopo i punti pesanti portati dal rocambolesco successo conquistato nel recupero di mercoledì con la San Giorgese. E con Pino Rauso, vicepresidente della selezione allenatori del Veneto Orientale, parliamo di un appuntamento che si svolgerà lunedì prossimo allo stadio di Parmaggiore. Attaccare in 11 è una conferenza appunto riservata agli allenatori del Veneto Orientale. Di che cosa si tratta nello specifico? Sì, niente, l'AIAC Veneto Orientale ha organizzato questa serata sportiva d'aggiornamento per tutti gli allenatori, ma non solo, anche per calciatori o comunque per chi è interessato a questo splendido sport che è il calcio. E sì, l'ha organizzata per lunedì 6 marzo, come hai detto tu, a Parmaggiore. E il tema della serata sarà attaccare in 11, dove praticamente andremo ad analizzare quella che è la figura del portiere moderno, un portiere che non è più visto come un elemento solo addetto al parare, ma visto come primo attaccante, come un giocatore integrato negli schemi offensivi di una squadra di calcio. E avremo tre relatori che sì, di un certo rilievo. Avremo Lorenzo Faccini, che è un preparatore portieri professionista con esperienze anche al Chievo Verona, al Verona, e collaborazioni anche col Pescara Calcio. Avremo Michelangelo Mason, che è una figura nota anche nel nostro calcio, anche lui allenatore di portieri professionista con precedenti anche all'Udinese Calcio, al Venezia e nonché anche qua al Porto Gruaro in Serie C. E poi avremo anche un mental coach, Simone Teso, che anche lui recenti collaborazioni col Pescara Calcio e nonché gli ultimi anni anche esperienze con la Cremonese e il Pordenone. Ed eccoci in chiusura di questo nostro appuntamento settimanale, lo facciamo come al solito dal campo sportivo di allenamento del calcio femminile Portoguaro e siamo in compagnia di mister Rudy Moro, con lui analizziamo un po' quel che è successo domenica scorsa in quel di Concordia Sagittaria, dove avete affrontato la Dinamo, purtroppo è andata male, avete perso per 3-1. Sì, dispiace aver perso perché era una partita con una diretta concorrente alle zone alte della classifica. Siamo andati subito in svantaggio, abbiamo recuperato e poi secondo tempo abbiamo avuto un calo fisico condito con una mezza papera del portiere che ci ha messo un po' mentalmente in difficoltà e non siamo più riusciti a recuperare, abbiamo preso il terzo gol e la partita si è chiusa malamente per noi perché, ripeto, ci distacchiamo dalla zona calda della classifica, che era l'obiettivo minimo di quest'anno. Ecco appunto, quindi il terzo posto se ne sta andando col passare delle giornate, quindi è evidente che a questo punto dovete virare su altri obiettivi. Sì, cade giusta la semifinale di Coppa domenica, andiamo a Maser con l'intento di passare il turno e di giustamente beccare la finale quest'anno sfiorata l'anno scorso ai supplementari. Siamo in piena emergenza costante e speriamo di recuperare qualcuno tra stasera e venerdì.